Allora, dopo 20 anni la festa del 2 giugno la facciamo di nuovo a Mogadiscio. E che senso ha? Ecco, come si può commemorare questa cosa importante che facciamo? Il senso è quello del ritorno dell'Italia a Mogadiscio e che credo sia l'inizio di un ritorno del nostro paese per aiutare la popolazione somala e per consentire a loro di poter finalmente riavere un futuro. La situazione di sicurezza in città non è ancora al massimo, ma la presenza di questa missione è proprio questa, cioè dare a loro gli strumenti di poter finalmente operare in serenità. L'Italia è presente, l'Italia è qui, l'Italia vuol far vedere che comunque è vicina ai fratelli somali e non li abbandoneremo mai. Ecco, si può incrementare in qualche modo la presenza italiana? Adesso quanti siamo? Siamo 70, 80, meno di 100 probabilmente. Si può incrementare non solo nelle forze, negli uomini, ma anche nel modo di fare questa missione? Certamente sì. Io credo che bisogna fare sistema paese. Quindi non solo la nostra presenza, ma credo che anche tutto ciò che è l'apparato sia del Ministero Affari Esteri, quindi anche di tutto ciò che è l'apparato politico, ma anche nazionale, le industrie, ci deve essere un ritorno, dell'Italia qui in Somalia. Noi eravamo uno dei principali partner di questo paese, dobbiamo ritornare ad esserlo. E la situazione della sicurezza lo permette oggi questo? Ancora no, onestamente devo dire ancora no, ma i progressi si vedono e la nostra missione è qui proprio perché vogliamo addestrare i somali da soli a poter operare e a fornire la sicurezza al proprio paese e a tutti coloro che verranno dall'esterno. Questa è l'exit strategy in tutte le altre missioni e lo è anche qui. Grazie generale. È stato un piacere.